Nella vita di tutti i giorni compiere semplici gesti di amore, anche se apparentemente invisibili, ma capaci di diffondere la tenerezza e la consolazione di Dio. In questo modo si rende testimonianza della misericordia e si diventa, in qualche modo, scrittori viventi del Vangelo. È la riflessione offerta lo scorso 3 aprile da Papa Francesco durante la messa celebrata in occasione del giubileo delle persone che aderiscono alla spiritualità della Divina Misericordia. Dinanzi a un'umanità spesso ferita e timorosa che porta le cicatrici del dolore e dell'incertezza, i discepoli di Cristo sono chiamati a vincere le paure, spalancando le porte chiuse del cuore e annunciando la misericordia di Dio, che soccorre ogni infermità e desidera liberare dalle tante forme di schiavitù che affliggono il nostro mondo. Egli, che con la resurrezione ha vinto la paura e il timore che ci imprigionano, vuole spalancare le nostre porte chiuse e inviarci. La strada che il Maestro risorto ci indica è a senso unico. Procede in una sola direzione: uscire dai noi stessi. Nei momenti della prova e della difficoltà, ciascuno può contare sulla certezza che la misericordia di Dio è eterna, non si arrende di fronte alle chiusure e non si stanca mai, e che solo in Cristo possiamo trovare la vera pace. Non è una pace negoziata, non è la sospensione di qualcosa che non va, è la sua pace, la pace che proviene dal cuore del risorto. La pace che ha vinto il peccato, la morte e la paura. È la pace che non divide ma unisce. È la pace che non lascia soli ma ci fa sentire accolti e amati. Se innumerevoli sono le parole che possono narrare l'amore infinito di Dio, altrettanti sono i visi di quanti lo testimoniano. Sabato pomeriggio, durante la veglia di preghiera per la Domenica della Divina Misericordia, Papa Bergoglio ha rimarcato che provoca stupore e meraviglia sempre nuovi il vedere la grande fantasia creatrice di Dio quando ci viene incontro. Ricordando Giovanni Paolo II, a 11 anni dalla morte, il 2 aprile 2005, e quanto egli abbia voluto fortemente questa ricorrenza per dare compimento a una richiesta di Santa Faustina, il Pontefice ha poi messo a fuoco il deficit di tenerezza che c'è oggi nel mondo e quanta invece ce ne sia nell'abbraccio di Dio, che prende ciascuno sollevandolo fino alla guancia. E chi riceve tanta consolazione non può non sentire il bisogno di offrirla e condividerla, cercando soprattutto chi è più lontano, debole, solo, confuso ed emarginato. Una fede che non è capace di essere misericordiosa, ha insistito Papa Francesco, come sono segno di misericordia le piaghe del Signore, non è fede, è ideologia. Che bello sarebbe che, come un ricordo, diciamo un monumento, di quest'anno della misericordia ci fosse in ogni diocesi un'opera strutturale di misericordia, un ospedale, una casa di riposo per anziani, per bambini abbandonati, una scuola dove non ci sia. Sarebbe bello che ogni diocesi pensi: cosa posso lasciare come ricordo vivente, come opera di misericordia vivente, come piaga di Gesù vivente per questo anno della misericordia? Pensiamo e parliamoci con i nostri vescovi.